Attenzione! L'Inter vicinissima al gol dell'1-0! Salva tutto! Non ho visto se era Caldara, su Barella. Azione dell'Inter dalla sinistra, iniziata da Lautaro. La finisce Lautaro con il cross in mezzo. Velo di Lukaku, o meglio, Lukaku non l'aggancia. Arriva Barella rimorchio. Tiro di sinistro di prima intenzione. La deviazione decisiva da parte di Jim City, forse. Credo di sì. Corner per l'Inter. Dimmi se lo seguo. Se lo seguiamo, prendiamo la Roma e proseguiamo con le formazioni. Ok, Young batte corto. Arriva il cross in mezzo. Ed è gol! Inter in vantaggio. Danilone D'Ambrosio. 1-0 per l'Inter. Danilo D'Ambrosio. Inizia benissimo l'Inter, al primo minuto è già in vantaggio, aveva già rischiato con Barella. Azione successiva, cross di Young, dorme la difesa dell'Atalanta, esce malissimo Gollini e D'Ambrosio deve solo depositarla in rete di testa per il gol dell'1-0, ma qua veramente Gollini ha delle colpe enormi sul gol di D'Ambrosio. Terribile davvero l'uscita di Gollini e la difesa Atalanta. Tra poco vi facciamo vedere il gol. Prima però terminiamo le formazioni. L'Inter gioca con un 3-5-2, quindi non c'è il trequartista oggi. Andanovic in porta, Godin, De Vrij e Bastoni, Skriniar va in panchina, D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini e Young a centrocampo, Lukaku e Lautaro davanti. Quindi questa è la formazione dell'Inter. Per quanto riguarda invece adesso l'Atalanta, che intanto mette il pallone in fallo laterale, o no, anzi no, perché c'era un giocatore dell'Inter a terra. L'Atalanta gioca con Gollini, Toloi, Caldara, Jim City, Castagne, Deron, Freuler, Gosens, Gomez, Pasalic e Zapata. Quindi questa è la formazione dell'Atalanta. Ricordiamo, Inter in vantaggio al primo minuto col gol di D'Ambrosio. Attenzione, qua l'arbitro Giacomelli dice che è tutto regolare, ma io ho visto la maglietta di D'Ambrosio. Bella tirata in area di rigore. Anzi, Giacomelli proprio lo manda quasi a quel paese come per dire ma alzati. No, vabbè, no. Diciamo che ha tirato la maglietta quando D'Ambrosio era già quasi in chiusura, in caduta, però Gosens ha rischiato tantissimo qua, Qua Gosens ha rischiato tantissimo. Ashley Young, un gol bellissimo di Ashley Young, azione ancora una volta molto precisa dell'Inter, palla allargata sulla sinistra per Young, lato corto dell'area, prende il pallone col destro, lo porta in orizzontale, se lo porta per 3-4 metri, si sistema il pallone sull'interno, tiro a giro sul secondo palo, Rossi non ci può arrivare, un tiro bellissimo e un gol bellissimo di Ashley Young, 2-0 per l'Inter a Bergamo al 20° di gioco, Ashley Young, gol spettacolare. Colare 2-0. Molto bello il gol dell'inglese che dalla sinistra rientra sul destro e trova l'angolo più lontano. Mamma dove Sportiello mia. Non può arrivare. Milan e Inter 2-0 sull'Atalanta, davvero incredibile. Corner dalla destra per l'Atalanta, se ne incarica Gomez al 30°, arriva il cross in mezzo, di testa mette fuori Danilone, D'Ambrosio prova a arrivare prima Gosens, ce la fa in qualche modo, non secondo il guardialine. Era Castagne, fallo laterale per l'Inter. L'Inter con Godin che ruba palla, può andare dall'altra parte, tre quarti di destra, prova il cross per Lautaro, c'è l'anticipo di Toloi e poi Deron spazza, non è proprio un crossatore sopraffino, no. Godin si è visto. L'Inter è messa in campo, l'Atalanta gioca a ritmi più bassi però del solito, però quando arriva lì ha i giocatori L'Atalanta per dare fastidio. È stanca, è molto stanca. È vero, ora c'è vero, un fallo forse su Lautaro che però lotta. E prende tre falli, attenzione. Reazione di Lautaro. No, non so se è reazione, gli ha pestato la testa, lui si è liberato perché Deron lo ha pestato sulla testa e lui si è divincolato perché si stava facendo male. Ha preso quattro calci uno dietro l'altro e qua Deron lo abbraccia, lo tira giù e poi sì, lo colpisce con... lo colpisce con lo stinco in faccia. Certo, però poi la reazione c'è, e come? Vediamo. E beh, lui se lo toglie, se lo leva. Sì, ragazzi, guarda che anche due calci. Deron addirittura il piede ragazzi, col tacchetto sulla spalla di Lautaro mentre è per terra. Non sto dicendo... Attenzione, Lautaro limita l'area di rigore, ma tira! Non tira! Va a terra, ma non c'è fallo. Ma qui ha sbagliato Lautaro, si era preparato benissimo per il tiro in porta, poi poteva anche servire Lukaku davanti alla palla alla porta da solo, e invece ci pensa un attimo di troppo e perde il tempo di quella che poteva essere un'occasione clamorosa. Intanto qua c'è un intervento molto deciso di D'Ambrosio, che ha rischiato il giallo. Eh sì, qua troppo tempo per Lautaro, si lamentano Young e Lukaku, però c'è anche l'intervento deciso. Muriel può entrare in area di rigore dalla sinistra, si smarca... Gosens, palla lunga, poi c'è il punizione, no, rimessa dal fondo per l'Inter. Atalanta ha cominciato a giocare forte negli ultimi 10 minuti, con l'ingresso di Malinowski e Muriel. Lukaku l'Inter l'area di rigore, punta l'avversario, Lukaku si libera per il sinistro, Lukaku alto sopra la traversa, si arrabbia Gagliardini,
non ha tutti i torti. Attenzione a Malinowski, 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 limite l'area di rigore, Malinowski, prova un dribbling in più, il tiro deviato. E poi Brozovic di testa, porta via la palla dall'area di rigore, ancora Brozovic in possesso, cerca di subire fallo, poi aspetta qualche compagno, c'è il lancio a cercare Barella, che comunque ha un'energia pazzesca, ancora prova gli scatti. Barella in mezzo a due, in mezzo a tre, prova a esagerare col dribbling, Barellone, dai su anche tu, punta Brozovic, lo salta Malinowski, cerca Zapata in area, il tiro, deviazione, fuori, alla sinistra di Handanovic. Malinowski ha dato quel tocco di imprevedibilità, ce l'ho fatta, che Gomez oggi non ha avuto, e si è visto, perché quando prende la palla sulla tre quarti di destra col mancino, Siri si accende a caso. Attenzione al corner per l'Atalanta. Skriniar ha salvato Baracca e Burattini. Attenzione! Altra palla in mezzo. Vediamo di chi è l'ultimo tocco. L'ultimo ancora tocco corner, di un giocatore dell'Inter. Fallo laterale per l'Atalanta. Grande intervento di Skriniar su Zapata, prima. Sì, decisivo, assolutamente decisivo. Ma Brozovic è bravissimo a stare sul pezzo. Ancora Lukaku. Lukaku si allunga il pallone, ingaggia l'uno contro uno con De Ron. Lukaku, Lukaku, Lukaku. Aspetta l'inserimento di Barella, lo vede, ma non ce la fa a dargli la palla. Poi De Ron combatte, Lukakone tiene il pallone, poi allarga sulla destra per Young, limite l'area di rigore, Young punta l'avversario che è Caldara, doppio passo, prova al destro, centrale facile per Sportiere. Ora Zapata in area, troppo facile, troppo facile, adesso un po' di stanchezza, però Gosens prende palla dalla sinistra, va per via, Muriel va per via orizzontali, guadagna il limite dell'area, dà la palla in verticale al limite dell'area, Zapata spalla alla porta, Zapata con uno stop riesce a girarsi, a portare via il pallone, a saltare l'uomo che non si accorge del numero di Zapata, bravissimo con un tocco a saltare l'uomo, tanto un minuto per Eriksen, palla di Zapata che si è liberato benissimo, alta sopra la traversa, diciamo che la preparazione di Zapata per questa azione da 10, il tiro da 4 perché poteva fare sicuramente meglio. L'Inter vince a Bergamo, si prende il secondo posto, Filippo. Vittoria meritatissima, Atalanta l'avevamo detto un po' stanca, giusto nel finale è venuta un po' fuori la vera Atalanta. Sì, perché è entrato Malinowski, solo per quello. Era evidente che l'Atalanta... Allora, prima di tutto bisogna dire che l'Inter, che avevo già visto col Napoli, ma col Genoa, eccetera, è un Inter che fisicamente sta bene. Quindi ero fiducioso, soprattutto perché l'Inter stava bene. Poi ho visto anche nelle ultime partite l'Atalanta, che stava calando molto, ha dei giocatori che non sono più al 100%, probabilmente stanno lavorando anche in vista di quello che sarà il quarto di finale, certo, per Paris Saint-Germain, che per loro è molto più importante che arrivare secondi o terzi in campionato. Quindi mi aspettavo un'Atalanta non Atalanta di quelle che schiaccia sassi, certo, che abbiamo visto. Mi aspettavo un'Atalanta non così, magari un po' meglio, ma comunque... Non sono sorpreso da questa prestazione. L'Inter ha giocato molto bene, non ha fatto uscire l'Atalanta dal suo guscio. L'Atalanta non ha avuto né la voglia né non ha avuto forse neanche la possibilità di accelerare. A un certo punto hanno capito che era forse meglio, anche dopo l'infortunio di Gollini, non esagerare. L'Inter ha giocato una partita molto buona e l'Atalanta, dopo il secondo gol, ha capito che era una partita persa. Per me da tifoso è un grande risultato, certo, perché se poi guardo la classifica e vedo che l'anno prossimo riparto da un secondo posto a un punto da una Juve che comunque è ancora più forte di noi di tanto, insomma, lascia perdere che la Juve può aver mollato le ultime partite, quello che vuoi. Io guardo la classifica è la classifica e mi fa ben sperare per il futuro.